Tutte le rivoluzioni tecnologiche comportano un cambiamento nella percezione del lutto e della morte. Noi possiamo pensare che la rivoluzione che ha portato il digitale, quindi la rete e internet, sia qualcosa che ha completamente cambiato la nostra percezione del lutto, e che in qualche modo sia qualcosa che non può essere assorbito del tutto dalla società. Ci sembra in questo momento un fenomeno molto curioso e per certi versi inspiegabile. In realtà, se pensiamo ad altre rivoluzioni che ci sono state nella storia, per esempio l'avvento della fotografia, possiamo ipotizzare che anche questo tipo di cambiamento a un certo punto verrà metabolizzato e assorbito dalla nostra cultura. La fotografia, per esempio, ha comportato il fatto che l'immagine del defunto fosse sempre presente, per esempio, sul comodino. E se ci pensiamo, è qualcosa che ha avuto una portata epocale, perché prima noi non potevamo continuare a vedere il morto dopo la sua dipartita, dopo sì. Ed è qualcosa che adesso ci sembra del tutto ovvio, normale, non ci domandiamo neanche più che cosa significa. In realtà è un elemento che ha completamente spostato il nostro rapporto con la memoria e con la morte. Quello che possiamo pensare che differenzi sostanzialmente questa rivoluzione tecnologica rispetto a quelle precedenti è il fatto che tutto quello che ha a che fare con la morte per la prima volta viene condiviso e condiviso anche con persone sconosciute. Io ritengo che questo abbia a che vedere con tutto quello che è l'aspetto narcisistico della nostra società, che è qualcosa che attiene effettivamente agli ultimi anni. Oggi la morte viene messa online prima ancora di essere compiuta. Per esempio, ci sono molte persone che fanno un percorso di avvicinamento alla propria morte attraverso blog e forum. Possiamo pensare a tutte le persone malate di cancro che tengono traccia della loro storia, del loro approcciarsi alla morte, della loro malattia, e che in qualche modo lo fanno per se stesse, quindi per avere il conforto dell'elaborazione, dello scrivere sulla propria malattia e del ricevere dei feedback, ma allo stesso tempo è qualcosa che è utile anche a chi legge e che può interagire con la persona che scrive per fare fronte alla propria morte, quindi al proprio vissuto di malattia e non sentirsi sola come potrebbe succedere in effetti solo con la propria rete sociale. Possiamo domandarci se il fatto che il morto continui a esistere online sia qualcosa che ha a che fare con la negazione. Dobbiamo considerare che non possiamo mai pensare alla morte e al lutto come qualcosa di strettamente, esclusivamente privato, ma sempre in relazione con la comunità e con il contesto in cui viviamo. In questo senso è vero, in effetti, che il fatto che online continui a persistere una traccia del defunto, che in qualche modo è sempre presente, come se fosse un eterno presente, addirittura ci sono social in cui i morti possono in qualche modo, diciamo, ancora esprimere la loro opinione attraverso gli algoritmi che ricreano il loro pensiero. Non possiamo però pensare che questo sia un problema esclusivamente della rete, cioè la negazione della morte è un problema che nasce con la rete? Probabilmente no. In qualche modo la negazione è un aspetto dell'elaborazione del lutto che è strettamente individuale e personale e che ha a che fare proprio con un processo psicologico molto specifico. Dall'altra parte, come dicevo poco fa, il fatto di considerarle questi aspetti inseriti in un contesto ci deve far riflettere su quanto la nostra società neghi la morte, e soprattutto la cultura occidentale che fa questo, che in qualche modo cerca di tenere lontana l'idea della morte. Possiamo ipotizzare, per esempio, che questo derivi anche da aspetti strettamente economici. Per esempio, possiamo prenderci dei giorni di ferie dal lavoro o dei giorni di permesso se abbiamo un lutto, ma solo se questo lutto è di una persona molto vicina, di un parente. Non possiamo, per esempio, farlo se si tratta di un amico, indipendentemente dal dolore che proviamo. E quindi la nostra società ci prescrive un tempo del lutto che non ha niente a che vedere con quello che noi viviamo.
Se ci spostiamo sul versante più individuale dell'elaborazione del lutto, possiamo domandarci se il fatto che ci sia la possibilità di avere sempre a che fare con il nostro caro, che non c'è più online, sia qualcosa che aiuta o meno a superare il lutto. Dobbiamo considerare che il lavoro del lutto è un processo che fa sì che pian piano tutta l'affettività, i pensieri, diciamo quello che si potrebbe chiamare la carica pulsionale che era rivolta a una persona, man mano viene spostata su altri oggetti della realtà. Quindi cosa accade quando in qualche modo questa persona continua a esistere costantemente? Ci aiuta o meno a disinvestire da quella persona su cui avevamo tutta la nostra attenzione? Questa è una domanda difficile perché noi vediamo spesso, per esempio su Facebook, persone che parlano con i defunti come se fossero ancora presenti. Si rivolgono loro dicendo per esempio quanto ne sentono la mancanza o che li stanno pensando. E tutto questo avviene per un motivo molto particolare che è proprio dei social, ossia il social ci consente di parlare in un modo completamente diverso da quello che avviene attraverso per esempio il telefono o i messaggini, perché noi non possiamo telefonare una persona che non c'è più, perché la telefonata ci mette di fronte alla perdita reale, al fatto che quella persona non risponde. Il social, per i suoi meccanismi, ci consente invece di parlare con un al di là generico in qualche modo, uno spazio, un cyberspazio in cui noi possiamo pensare di lasciare dei messaggi che arriveranno sicuramente alla persona che abbiamo perso. E quindi ci consente in qualche modo di non perdere del tutto la persona. Io non credo che questo necessariamente comporti un problema nell'elaborazione del lutto, tuttavia sono campi in cui ancora non ci sono molte ricerche, non sappiamo ancora bene come funziona, ma non possiamo dare per scontato che sia qualcosa di sbagliato e negativo. Noi abbiamo spesso l'idea che caricare delle informazioni su di noi online sia un modo per creare una narrazione di noi stessi, della nostra identità, che in qualche modo diventa eterna e che rimane appunto dopo la nostra morte. Tuttavia dobbiamo farci delle domande su questo, perché per esempio una parte della nostra identità molto importante è determinata anche dagli oggetti che possediamo. Ma noi quali oggetti possediamo oggi? Sempre meno. Pensiamo per esempio a tutto quello che ha a che fare con la fruizione di contenuti, che possono essere musicali, per esempio. Noi non possediamo quasi più i dischi o i libri, ma solo dei file e quindi qualcosa che concretamente non esiste. Questo ci pone dei problemi rispetto alla nostra supposta eternità. Pensiamo per esempio a uno scenario in cui i nostri nipoti vanno nell'ipotetica soffitta e trovano degli oggetti che ci appartengono. Probabilmente loro non troveranno più i dischi che ci sono appartenuti e difficilmente guarderanno la cronologia di Spotify di 40 anni prima per sapere che musica ascoltavamo. Per cui questo che per certi versi ci sembra un'eternizzazione della nostra vita, in realtà non è così concreto e anzi possiamo pensare che le tracce che la nostra identità lascia ai posteri sia qualcosa di estremamente effimero e che anzi oggi forse noi possiamo farci una ricostruzione più precisa delle persone che non ci sono più, di quanto non potrà accadere in futuro.